Ragazzi, benvenuti e bentornati, sono i Musha 2, Samurai's Destiny. Eravamo qui al castello di Gifu e molto probabilmente dobbiamo andare a fare un po' di backtracking. Cioè backtracking della zona che abbiamo, perché qui ci siamo già stati inizio gioco. Che poi più che chiamarlo backtracking appunto, stiamo effettivamente svolgendo il castello di Gifu adesso che abbiamo gli strumenti per farlo. Un attimo, perché vorrei anche consultare la mappa per evitare. Zona est di Gifu. Quindi dove siamo noi? Dobbiamo sbloccare quella porta, però è bloccata. Quindi per sbloccare quella porta probabilmente dobbiamo tornare indietro e trovare quello che ci manca. Allora, accumuliamo anche qui un po' di anime, perché ne abbiamo bisogno per potenziare al massimo l'armatura. Perché ci mancano giusto le gambe, se non sbaglio, o le braccia, da portare a livello 3. Non è morto, ovviamente. Ok, andiamo avanti intanto. Senza incastrarci negli oggetti, possibilmente. Ah, qua sotto non ci dobbiamo andare adesso. Madonna santa. Pensavo di... averlo colpito nel momento giusto. Fammi risucchiare quello che voglio. Scusate per questo piccolo pezzo di farming, ma ok, basta, andiamo dentro. Finalmente, entriamo. Eccoci qui. Kotaro! Hello again, Jubei. Enemies are coming. There are many. I will use a Fuma bomb. Jubei, stay back! Che vuol dire? Allora, prendiamo questa va, che mi sa che è molto meglio in un contesto del genere. Oddio. Ah, ecco perché vuole che stia attento. Che mi sa farà danno pure a me quella bomba. Sì, ma sono del tutto inutili così. Kotaro. Porco Giuda. Lui non vuole uccidere i demoni, lui vuole uccidere me. Basta! Ok, sono finiti. Tanto mi sa che qui possiamo andare avanti. Dammi il potere. Questo l'abbiamo già fatto. Ok, non c'è più lui. Dai, uccido anche te, giusto perché così arrivo a 4 barre. Ok, mi avete fatto incazzare. Via. Mamma mia. Aspetta, eh. E col ciondolo viola che abbiamo trovato nello scorso episodio, adesso fare gli attacchi col potreoni costa veramente, veramente poco. Quindi sfruttiamoli.
Ok, qui cosa c'è? Ah, ecco, c'era una chiave una porta bloccata. Vedete, mi ricordavo bene allora. Ah, qui è dove... ve lo ricordate la zona del primo gioco, qui. Chiave mezzaluna. A posto, abbiamo trovato la chiave per sbloccare la porta. Disegno numero 12. Qui c'è un altro enigma. Cucina umana. Per molti anni mi sono dedicato anima e corpo alla ricerca dei migliori ingredienti. Tuttavia non ho mai trovato il sistema per evitare la crudeltà di questo processo. È strano, ma se si permette agli umani di vagare liberamente nel loro territorio, essi finiscono inevitabilmente per combattersi l'un l'altro. Non per il cibo, ma per conquistare nuovi spazi. D'altra parte è difficile allevare gli umani in un'area ristretta, ma la cosa più difficile consiste nell'eliminare gli umani che guidano questi combattimenti per poter preservare le nostre scorte di cibo. Cioè, quindi loro si cibano di noi? Penso di sì. E adesso sono venuto a sapere che alcuni demoni ritengono che gli umani ruspanti siano migliori di quelli di allevamento. Ma che cosa? Ammetto che ho riscontrato una differenza di compattezza tra le carni degli umani che vengono catturati e quelli che noi alleviamo. In qualità di rinomato cuoco mi basta squartare un corpo umano per vedere la differenza. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, il migliore ingrediente che io abbia mai usato è Tairano Masakado. Questo umano rescisse il contratto con i demoni, così con il suo corpo fu presto imbandito un banchetto per la gioia di Fortinbras. Ho sentito dire che Masakado aveva anche ucciso tanti umani, lasciando il suo segno nella storia della sua razza. Forse c'è una connessione tra la qualità degli umani e la loro personalità. Ancora non ne sono venuto a capo, ma continuerò a studiare questa possibilità. Va bene. Allora. Oddio, un altro enigma qua. Ok, una cazzata questo. Rispetto a quell'altro dello scorso episodio. Oh, gioiello magico. Mi sa che abbiamo raggiunto il massimo adesso. Vabbè che ogni volta che l'ho detto poi ce ne stava un altro. No, ce ne manca uno, mi sa, per raggiungere il massimo. Perché penso che ormai la vita sia al massimo. Penso. Allora, prima di tornare indietro a usare la chiave mezzaluna, io continuerei a esplorare qua, perché c'era una zona che era bloccata, perché non avevamo ancora sbloccato l'arma giusta per poterla e poterci andare. Qui già abbiamo fatto tutto. Mamma mia. Giusto in tempo. Che cosa ha lasciato? Fungo raro. Ce la facciamo? Mamma mia, appena appena. Bene così. A posto, abbiamo tutto al massimo. E mo continuiamo a potenziare le cose. Le armi. Freccia infuocata. Ripeto, ci manca l'arco ancora. Ah, non so se era di qua la porta che dicevo. Mi sa di sì, però, eh. E dai. Ma basta, datemi ciò che è mio. Oh. Malditti. Siamo qua sopra. Eccoci. Il martello qui serve. Un altro... Oh Gesù. Questo è un po' un problema invece. Abbiamo 6 mosse.
No, ho sbagliato tutto. Capirai. Ok, a posto. Mamma mia. Mamma mia. Segreto Doko Utsui. Ok, dai. La scatola. Medicina. E qui ci deve essere un'altra stanza di sopra, ma è impossibile salire queste scale. Ok. E questo pezzo l'abbiamo fatto. Mi fai vedere un attimo la mappa? Ok, la torre di Gifu non ha più segreti per noi, l'abbiamo esplorata tutta. Quindi, non ci resta che tornare indietro, dato che abbiamo trovato la chiave. Rimettiamoci la spada. E mo, tutti i punti, tutte le anime che otteniamo possiamo tranquillamente spenderle per potenziare le armi, perché tanto appunto l'armatura è al massimo. E potenziare l'armatura non so se aumenta la velocità o semplicemente la difesa. Quindi magari non ci faranno tutti questi danni rispetto magari a prima. A posto. Grazie mille. Usiamo la chiave mezzaluna e via. Madonna, madonna. E vaffanculo. Ah no, perdonami. Con questo. Sì, un attimo, perché vorrei vedere dov'è che andiamo di qua, però. Ok, questa è una stanza chiusa. Scusate. Fatemi rimettere questa. Fai l'animazione senza suono perché il suono già c'è stato. Perfetto. Perfetto. Gesù. Ah, certo. Me la ricordo sta stanza. Zucca. E qua? Non possiamo fare niente, eh? Non ci fa manco interagire. Però qui c'è questo. Cosa? Dove sono esattamente? Io credo che in questa zona non ci debba venire adesso, eh? Credo, c'ho questo vago presentimento. Sono tutti pietrificati qua. E non abbiamo una mappa. No, secondo me qui ci dobbiamo venire poi. Non adesso. Allora, andiamo indietro, ragazzi. Continuiamo a esplorare di sopra. Che poi queste casse chiuse mi fanno capire che poi dovremo ricontrollare di nuovo... Kotaro. Perché se no non c'ha senso. Allora, andiamo di qua. Attenzione. No, volevo prendere il pesce. Madonna mia, santissima benedetta, oh. Allora, con calma. Qui mi sembra rotta la porta. Non posso passare da qui. Schiatta e via. Ah!
E giù. Questo ha il potere di assorbire le anime. Ok. Mai capito a cosa servono questi altari. Cosa? Si può rompere? Ah! Che culo! Ti ho visto. Mi dispiace. Ma a sta botta t'ho visto. Che palle qui è bloccato questo. Non mi potete pre... Cosa? Come hanno fatto a prendermi esattamente? Ah, certo. E qui dobbiamo andare in barca. Partita di caccia. Data prevista marzo 1573, calendario Terra. Selezione di Shingen Takeda della provincia di Kai. Coloro che si iscrivono riceveranno 500 corpi umani come bonus speciale. Saranno accettate le iscrizioni fino alla luna piena di febbraio, ad esaurimento posti. Segue un programma orientativo per il periodo successivo alla caccia di Takeda. Agosto 1573, castello di Echizen Odani. Marzo 1584, tempio di Ishiyama Ongan. Settembre 1584, Ise Nagashima. E dicembre del 74, Kishu Saiga. Questo programma può subire modifiche a seconda dell'esecuzione della, della caccia di Takeda. Ok. Sì, volevo salvare in realtà. Oltre che provare a potenziare. Ok. Tra l'altro, come potete vedere, ci mancano in realtà ancora due sfere. Quindi prima di Nobunaga dovremo affrontare qualcun altro. Sicuramente. Ok. Ci siamo. Qui hanno droppato qualcosa, un altro fungo raro. Fungo raro? No, freccia infuocata. E tanto ormai o è l'uno o è l'altra. Ma prima di entrare, qui c'è qualcosa? No, a posto. Via. Mi chiedo ancora che zona fosse quella di prima, quella sottoterra. Madonna quanta roba. Disegno numero 13. Forte in brass. Vediamo un po'. Sebbene fosse... guarda il disegno dietro. Sebbene fosse stato ucciso da Okeaza... sì, vabbè, da Okeazama, grazie al potere dei demoni Nobunaga riuscì a tornare in vita e con l'aiuto di Forte in brass cercò di sterminare il clan Saito della provincia di Mino. Ma il guerriero Oni, Samanosuke Kechi, eccolo lui. Però questo è il primo. Ostacolò il suo malefico piano. Con la prematura di partita di Forte in brass, i re di demoni nel castello di Inabayama, anche i piani di Nobunaga sembrarono destinati a fallire. Nessuno avrebbe mai immaginato che Forte in brass sarebbe stato sconfitto. Tuttavia, il suo prescelto Nobunaga riuscì a salvare il mondo dei demoni. La scelta di Forte in brass si rivelò saggia, sebbene fosse stato originariamente un umano. Cioè, sebbene fosse stato originariamente un umano, Nobunaga riuscì a imporre di nuovo ordine al caos e a divenire il re dei demoni. Dopo aver distrutto il clan Saito della provincia di Mino, Nobunaga è pronto per conquistare l'intero paese. Cioè, quindi questo non si dà pace né nel regno dei vivi né in quello dei demoni. Stato adorazione. Cosa? Oggi la statua d'oro del male è completata.
Questa, oh, già ne avevamo sentito parlare, tra l'altro, in un altro documento. Questa statua è stata costruita con circa 6.000 tonnellate d'oro. Quando ho visto per la prima volta il progetto non riuscivo a capire perché il signore Nobunaga volesse questa statua. Ma adesso lo so e sono sicuro che quest'opera brillerà con una dignità tale che tutti la adoreranno. Questa statua è un tributo alla grandezza del nostro signore Nobunaga. Mentre Fortin Brass cercò di comandare gli umani con la forza, Nobunaga ha capito che riuscendo a farsi adorare otterrà più successo. Durante il suo regno abbiamo avuto modo di partecipare e dilettarci con molte cerimonie e sacrifici. Questa statua ci permetterà di ricevere ancora più cerimonie e sacrifici dagli umani. Il signore Nobunaga è un genio. Dio, non lo so. Sembra progetto per un'enorme costruzione, ma non è ancora completo. È quella della statua. E dov'è però questa statua? Cioè, il loro piano qual è? Attirare la... Ah, ma non mi dire che la statua pietrifica coloro che la guardano. Sono storie strane che hanno la forma di uomini. Queste storie sono ricche di dettagli. Un tempo forse queste erano persone vive. Devono essere persone vive. Qualcuno deve averle pietrificate. Come posso aiutarle? E immagino che la risposta la troveremo nella grotta di prima. Ma vuoi vedere che sono veramente state pietrificate con il potere della statua? Perché sicuramente la statua serve ad attirare gli umani. Se serve per ottenere, appunto, come abbiamo letto, no? Le anime degli umani, o comunque i corpi degli umani, perché a quanto pare qui si cibano di corpi degli esseri umani. Boh. Allora, è inutile che... Vabbè, dai. Ormai, ragazzi, ci si prova sempre. Allora, dicevamo. Di qua. Può essere che qua sotto troviamo quello che c'ha l'altra... La quarta sfera. Stavolta andiamo prima di qua. Niente, non possiamo andare prima di qua perché è bloccato. Vabbè, almeno lo sappiamo e non starò sempre col dubbio di... Cosa c'era lì? Allora. E dai, su. Ma non volevo farla a te. E lasciami, per Dio, fammi prendere le cose qua. Via. Non so come abbia fatto a schivare quel colpo. What are you doing? Stop it. Don't stop me. You don't know this woman. Wait. Must be a trick. Yeah. Huh? I got it. I won't let her get away. Kotaro! Ma perché ancora litigano questi? Ma intanto qui cosa c'è? Scusa. Non a lui. Non volevo farla a lui. Niente, queste sfere ioni me le stanno dando come se non ci fosse un domani.
Ok. La vaga sensazione è che dovevo proseguire di là. Anche perché qui mi sa mi serve qualcosa. Mamma mia. Perché non schiatta questo coso? Oh. Mamma mia. Abbiamo attivato il ponte. Ora torniamo indietro e vediamo Kotaro e Oyu dove cazzo sono andati. Mamma mia. Mamma mia. Non lo so come. Non so come io abbia fatto. Sì, vabbè. Qualcun altro? È una donna pericolosa, nonostante sia un valoroso ninja, l'ho persa di vista. Collana azzurra. E questa cosa fa? Ti consente di assorbire le anime più velocemente del solito. Ma me ne fotto il cazzo. Me ne fotto il cazzo, bella questa. Non me ne sbatto, me ne fotto. Oh Francia, realizzato in ferro, questo sicuramente gli piace. Is this some kind of dagger? Tè, ok. Poi, contenitore realizzato con una zucca, utile per trasportare l'acqua e alcol. Caleidoscopio, con questo puoi vedere immagini meravigliose. Gli piacerà a lui il caleidoscopio? Be fun. Bene. E felice di buon umore. Perché te è normale. Ma vattene a fanculo. Tu sarai pure felice di buon umore, ma io no, dopo questo regalo. Ok, possiamo proseguire e ritornare lì. Allora, abbiamo tre, quasi quattro barre e secondo me forse arrivati a 5 saremo in grado di potenziare ulteriormente la spada. Io, vabbè, non ho parole. Dai. Però naturalmente non è che mi metto qui a farmare. È che io sto gioco veramente non fa per me. Tra virgolette, nel senso che trovo soddisfazione quando non ho più nemici a schermo. Qui spawnano in continuazione. E questo è il problema. E capisco anche perché, perché ci vogliono un botto di sfereoni per... Sfere. Un botto di anime per... potenziare le cose. E non capisco neanche perché. Forse perché il gioco è più lungo del primo e quindi... Boh. Non si sono regolati? Però è proprio soddisfacente liberare una stanza e non far spawnare più nemici. Almeno per me. Vediamo se 4 bastano. Iii! No, dai. Dai che manca uno sputo. Scusate, Non l'accetto questo. Scusa, grazie. Ok, non è che sia cambiata chissà quanto, Guarda, comincerei a potenziare questa. Salviamo anche. A posto. E continuiamo.
Nota numero 2 di Tokichiro. Ma è lui? Il proiettile pietrificazione creato da Guildenstern è un'arma straordinaria. Ok, non è la statua, allora. Chiunque venga colpito da questo proiettile viene congelato ed assume l'aspetto di una statua di pietra. Le vittime possono essere facilmente ridotte a pezzi oppure utilizzate per abbellire gli ambienti. Bello. Come misura preventiva, Guildenstern ha creato la grande polvere che annulla l'effetto del proiettile. Guildenstern ha nascosto la grande polvere all'interno di una canna di bambù. Con un'arma del genere non c'è niente da temere. Guildenstern è un perfido genio. Firmato Tokichiro Kinoshita. Non è molto intelligente questo qui comunque. Galleria demoni. Perché ci lascia gli indizi praticamente. Però dobbiamo trovare questa polvere quindi. Ah ma vedi è un quadrato. Quindi noi poi alla fine lì troveremo la polvere e potremo sbloccare il passaggio per tornare indietro. Geniale. Ok. Ci sta. Bene. Sì, però adesso non è che posso starvi a uccidere una ad uno. Potrei, ma non voglio. Quindi ritenetevi fortunati. Perché mi mira in automatico lui? Madonna! Oddio, è lui! Qui mi serve questo forse. Ok. Mazza roba. Perfetto. Rimettiamoci la spada. Ma per Dio. Senza saltare in aria. Bravo. Quello è decorazione oppure... Ok, pensavo ci si potesse interagire. Chi è? Ok, fermi. Qui non c'è niente, a parte un buco. Tubo grande polvere. Ah, è quella che ci serve. Occhio. C'è la sfera Oni qui. A posto. Erbe. Madonna mia, quanto tempo che non vedevamo un'erba. E un enigma. Oddio. Forse dobbiamo mandare in alto questa. Sì. A posto. Un altro! Cioè, ha ancora più vita! Ma quanta vita possiamo avere? Bene. Dove vai? Scusa, vai indietro? Grazie. Si è trasformato in una statua di pietra. Com'è possibile? Si è trasformato... Ok! Cioè, gli devo dire veramente io di usarla? Non ci arriva da solo? Dov'è tra l'altro? Ma
Eccolo. Ma rimane, sì. Grazie mille, adesso ricordo di essere stato colpito da dietro, mentre stavo tornando a casa. Adesso sei qui davanti a me. Guarda, prima ho trovato questa, puoi usarla se vuoi. Quindi ci dà, diciamo, un incentivo ad andare a liberare tutti. Però, madonna, la devo fare manualmente ogni volta? Va bene. Grazie, voglio uscire, mi manca l'aria. La mia vecchia mamma mi aspetta. Se ci riparlassi? Se hai questa galleria a forma di cerchio. Sì, ce ne siamo resi conto. Ah, qui possiamo uscire. Non mi ricordo se c'erano altri. Sì, ce n'erano, sì. Scusate ragazzi, questa cosa la voglio fare. Se ci danno degli oggetti utili. Siamo stati riportati qui dalla miniera d'oro della provincia di Sato. Quando la pelle delle mie mani si è escoriata a causa del duro lavoro, un piccolo ma prepotente samurai mi ha detto che ero diventato inutile. All'improvviso non ho più visto niente. Dopo questo episodio non ricordo più niente. Guarda quel tipo lì come è spaventato. Riesco ad affrontare a testa alta queste situazioni. Che codardo. E vabbè. Non è che pure tu stessi meglio, eh? Volevo tenere questa per me, ma preferisco che la prenda tu. Quel tipo si infurierà se viene a sapere che l'ho data a te. Non fargliela vedere. Bene, medicina. Ah, mi pare che ce ne fosse un altro. Molto più avanti, però. C'era questo. Ho cercato di fuggire, ma non ce l'ho fatta. Adesso prendi questa come ringraziamento. Un'altra medicina. Grandissimi. Perfetto ragazzi, non ce ne sono più qua sotto. Ora proviamo a potenziare ancora, ma tanto vabbè, non ce la facciamo. Salviamo anche e continuiamo. Ora possiamo tornare indietro, perché appunto possiamo liberare quella persona da sto maleficio della pietrificazione. Però mi sa che ci vedremo direttamente lì, ragazzi. Non vi faccio vedere tutto il tragitto perché tanto lo conoscete. Che succede? Aiuto! Appunto. A dopo, ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzi. Il problema è che se affronteremo colui che ha Guildenstern, appunto quest'arma qui, come facciamo poi a difenderci esattamente? Ah, l'ho liberato insieme. Noi abitavamo qui, ci siamo introdotti di nuovo nel castello di Gifu per curiosità, ma adesso ce ne pentiamo amaramente. Abbiamo deciso di andare a casa. Se vuoi proseguire oltre, stai molto attento. A proposito, prendi quello che abbiamo trovato. Medicina segreta. Grazie per averci salvati. Ok, fatemi proseguire. Entrare nel percorso illuminato? Yes. Località sacra degli Ioni, lago di sangue. Cosa? Liquido speciale. Ok, ragazzi.
Questo host mi piace veramente tanto. Mi sa che siamo in un punto molto importante. Non mi dica che mi ha annullato l'attacco. Ah, beh, no. Non me lo devi chiedere a me se sono pronto, lo devi fare tu. Ok. Ora esploriamo questo posto. Perfetto, ci ha salutati. La porta è bloccata e non riesco ad aprirla. Ok, un punto per salvare. Percorso sotterraneo. Vediamo un po'. Ok, ovviamente noi siamo all'inizio. Ok, è abbastanza lineare. Mi sa che nella prossima stanza c'è una boss fight, perché c'è un atrio enorme, quindi... E poi qui c'è anche un punto per salvare. Non penso che sia casuale la sua posizione. Ok, no, non c'è una boss. Per ora non c'è una boss fight, però tocca aspettare. Cioè, è presto per dirlo. Dovreste venire tutti qui. E vieni qui. Ok. Ho fatto 500 colpi e non ne ho preso neanche uno. Ok, andiamo avanti. Non ci serve adesso questa zona. Penso sia una zona fatta apposta per farmare, per poi potenziarsi, dato che c'è il punto di salvataggio. Allora, come abbiamo visto nella mappa, andiamo prima di qua, perché è una zona chiusa. Così. Se c'è qualcosa da prendere, la prendiamo subito. Oh, un enigma. Allora, proviamo così. Così. Ma però se sposto questo, che succede? No, forse devo fare... Ah, certo! Posto. E un altro gioiello magico. Mi sa ce ne siamo persi uno. Che siamo quasi di pari passo con la vita. Ma vabbè, non è importante, insomma. E tu? Ah, stai qua. A posto. Grazie mille. E arrivederci. Fammi rivedere un attimo la mappa per capire se abbiamo fatto tutto. Sì, ok. Allora, di qua cosa c'è? A posto. C'è uno che vuole morire, essenzialmente. Poi qui c'è un ascensore, ma lo andiamo ad attivare dopo, perché prima voglio vedere dall'altra parte cosa c'è. Cioè, da quest'altra parte cosa c'è. E infatti, erbe. Oggetto per terra. Chiave scarlatta. Questa so dove va. Credo.
Non c'era quella zona di prima, ragazzi, in cui serviva il gioiello scarlatto? Disegno numero 14. Ma a disegni noi come siamo messi esattamente? Ok, dai. Ce ne mancano 6. Non penso che li troveremo mai, tutti e 6. Però la porta è sbloccata. Ma siamo ritornati... Ah, hai capito dove siamo, certo. Però ora non ricordo dov'è che devo andare a mettere il gioiello. Ah, un attimo, allora. Siamo qui noi, vero? Sì. La porta chiusa allora deve essere là. Di qua, mi sa. Mi sa proprio di sì. Altrimenti non so dove cazzo devo andare. Yes. Questa porta mi serve un... Ce l'ho. Allora, oggetti. Dov'è? Eccolo. Are you all right? What is it? Jubei, I have to go back to Odani Castle. Jubei, I... Actually, Oyu is not my real name. I am Oichi. Oichi? You mean that Oichi, wife of the Lord of Odani Castle? Nagamasa Asai? And the sister of Nobunaga? After I got married 2 years ago, I learned that my husband had 3 daughters from his past wife. I felt betrayed. I wanted to leave. But I learned that my brother Nobunaga was trying to ruin the Asai clan. Once I became a member of the Asai family, I thought I should stop my brother. So I went to Gifu Castle and tried to take his life. That's when I met you. After that, nothing else mattered to me. Only you. You. But now I can admit that I'm being selfish. You said that your mother is your mother, no matter what. Blood or no blood.
My three daughters are waiting for me. I have to return. Oyu. La sorella di Nobunaga. Cioè, bellissimo momento, molto toccante, eh. Peccato che sia stato disturbato da tutto questo casino. Madonna mia. Però almeno abbiamo capito di più su quello che è il suo intento, la sua missione, le sue motivazioni. Ma poi, scusate, ma... gli altri due? Cioè, qui ci abbiamo soltanto... Oyu e... Che poi non è Oyu, però ormai mi sono abituato a chiamarla così. E... Kotaro. Ma gli altri due dove sono finiti? A cosa serve questa complicata macchina? Ah, forse conviene fermarci qui in realtà, ragazzi. Medicina segreta. Scudo Gogandantessa. Gogandantes è il più grande demone samurai. Si muove con la grazia di un ballerino, ma è forte come un uragano. La sua difesa scudo è quasi inespugnabile. Solo il flauto sacro può riuscire a sconfiggere il suo incredibile scudo. E solo uno spadaccino di sangue Oni può suonare il flauto sacro. Ok, ragazzi. Sono sicuro che qua c'è una boss fight. Affrontiamo la boss fight. E poi ci salutiamo. Va bene? Magari durerà un po' di più questo episodio, ma... ci sta. Gli mettiamo un po' di pepe. Non so perché ho risalvato. Non mi ricordavo se avessi salvato o meno. Comunque, andiamo. Quite natural for men to save weak women. Jubei. Stay back. Ah, now. This is the battle that I've been waiting for. The final round. My name is Gugan Dantes, the greatest swordsman of all demons. Whatever. You saved her. At least that was honorable. Thank you. My name is Gugan Dantes, the greatest swordsman of all demons. Can we get on with this? I'm all yours. Hangar! È quasi un peccato doverlo uccidere. Cioè, sarebbe bello se si alleasse con noi. Allora, quindi se io uso il flauto, oh, oh,
Ok, già ce l'abbiamo la spada. Via. Cosa? Madonna, che palle! Che vuoi? Sono un idiota qua. Usiamo tutti i poteri che abbiamo. E giustamente la sfera del rispetto. L'unico rivale degno e rispettoso, appunto, che abbiamo mai incontrato qui. Ed è giusto che l'episodio si concluda con questo scontro. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. Ci siamo, ragazzi. Ormai siamo, credo, a un passo da Nobunaga, che avrà l'ultima sfera. Ci vediamo al prossimo episodio di Onimusha 2 Samurai's Destiny, che probabilmente sarà anche l'ultimo. Ciao a tutti, ragazzi. We'll be right back.